Bella regà, qua è Savix che vi parla e benvenuto per chi è nuovo nel canale. Oggi, after patch, duplicazione massiva, faremo un veicolo ogni 30 secondi. Ci servirà come requisito l'agenzia, ragazzi, con almeno un veicolo all'interno. Ci servirà l'arena col piano officina e la Issy all'interno. Un amico che ci darà una mano e a questo punto possiamo iniziare con il glitch. Allora ragazzi, tanto per iniziare mettiamo il rientro dentro l'agenzia e ci chiamiamo un veicolo personale che poi dovremo rimandare al deposito. A questo punto potremmo fare un cambio dello stile per forzare il salvataggio. Adesso ragazzi non vi resta altro che cambiare sessione, trovare una nuova sessione solo a inviti oppure andare al creatore e farmi invitare da un vostro amico in una sessione qualsiasi. Io vi consiglio solo inviti perché in pubblica cazzi vostri. Quindi regà, io vi consiglio di non usare Anawak per chi gioca da Xbox, mentre per chi gioca da PS, come al solito è paraculato e gli funziona bene, quindi potrà usare Anawak. Il glitch consiste in questo ragazzi: dobbiamo andare davanti al tizio della reception, dovremo mandare al deposito ragazzi il veicolo se lo abbiamo attivo in mappa. A questo punto, dopo aver fatto questo piccolo step e abbiamo di nuovo attivo il veicolo, quindi la possibilità di richiederlo, dovremo andare ad avviare l'attività braccio di ferro con amici in sessione. Quindi andiamo sull'iconcina blu, andiamo su altro, braccio di ferro e l'avviamo. Quando passeranno ragazzi 15 secondi e ci sarà il popolamento 1 di 2, dovremmo aprire il menu interazione, richiedere il nostro veicolo personale dai veicoli, dopodiché ragazzi chiudere subito il menu interazione, fare freccia a destra e spammare A per uscire con un veicolo dell'agenzia. L'importante è che avete un veicolo all'interno ragazzi. Quindi a questo punto saremo in una schermata nera buggata e dovremo chiedere al nostro amico ragazzi di andare in una sessione in mira differente, avviare un lavoro da titano e mandarci l'invito. Una volta che ci manderà l'invito ragazzi, per chi gioca ad Xbox fondamentale, quando arriva il primo messaggio gli diciamo al nostro amico di quittare l'attività. Per chi gioca invece da PS ragazzi dovrà accettare tutti i messaggi partecipando semplicemente su Anawak. Invece per chi gioca ad Xbox c'è il bug che per forza un amico dovrà startarci il titano e quittare quando noi siamo nel primo messaggio e poi accettare tutti gli altri messaggi ragazzi. Quindi a questo punto non state a guardare le attività perché tanto non vi sbaggate, dovete andare ad avviare l'attività ragazzi, scontro tra kart, e dovete startare la numero 6 regà, che è la più vicina all'arena. In questa maniera quando poi finiamo di buggarci saremo già lì. Questa vi ricordo è la parte di chi si bugga per poi far duplicare l'amico ragazzi, mi raccomando. Guardate in alto a destra che lascio scritto amico o chi duplica. A questo punto saremo frizzati in una schermata ragazzi che sarà all'incirca questa, potrebbe cambiare ma non sempre. Quindi diciamo al nostro amico che sta in mira differente di rimandarci l'invito del lavoro da titano. Invece ragazzi per chi gioca da PS semplicemente partecipa su Anawak e accetta tutti e tre i messaggi e si sarà buggato. Quindi ragazzi, per chi gioca ad Xbox accetterà il primo messaggio, dopodiché il nostro amico quitterà l'attività e a questo punto potremo accettare tutti gli altri messaggi spammando A. A questo punto saremo sbuggati e saremo buggati pronti per fare la duplicazione. Quindi ragazzi, a questo punto passiamo a chi sta per duplicare, quindi chi duplicherà dovrà chiamarsi il com, regà, e una volta che sia chiamato il com, io gli consiglio di metterlo nella posizione che state per vedere, è comodo e ce l'avete davanti all'arena. Vi do anche un altro consiglio: quando andrete a chiamare la moto da motorcycle, chiamatela da questa posizione da dov'è il com, che vedrete che vi troverete bene. Ora vi spiego perché. Quindi una volta che siamo in questa posizione diventiamo AMC, chiamiamo una qualsiasi moto ragazzi che non perderete e gli dite al vostro amico di salirci sopra.
Mi raccomando, non tenete passeggeri, sennò il glitch non funziona. Quindi, quando avete chiamato la moto, il vostro amico è sopra la moto ed è accesso a tutti, vi allontanate. Quando vi allontanerete, vedrete che dal vostro motorcycle a una certa vi darà la possibilità di chiamare un'altra moto. A questo punto chiamate un'altra moto e, come potete vedere, la moto non arriva, ma a voi non ve ne frega niente. Dovete entrare a questo punto all'interno dell'arena e, una volta che siamo all'interno dell'arena dal piano officina, ragazzi, dovremo andare a fare una modifica qualsiasi alla nostra Issy. Quindi, raga, a questo punto, una volta fatta la modifica, fate una modifica ai freni, costa poco e fate veloce, dovete uscire dall'arena. Non fate uscire dal veicolo perché sennò sbagate il glitch. Dovete uscire con la Issy direttamente fuori dall'arena. A questo punto, quando siamo fuori, semplicemente aprite il vostro telefono e dovete andare a chiamare il meccanico per richiedere la vostra macchina da sacrificare, così cambieremo le targhe, ragazzi, e potrete vendere un pochettino più tranquilli. Quindi mi raccomando, rispettate sempre il limite di 3 o 4 ogni 30 ore. Se avete già preso blocchi, non superate le 2 o 3. Se invece siete nella bratta, che avete la vendita già bloccata, non ve ne fregherà nulla. Quindi, a questo punto, una volta che avete richiesto il veicolo e io ho richiesto, ragazzi, una Deluxe, quindi farò le Issy da 3 milioni e 8, aspetto quei 5-10 secondi, dopodiché dico al mio amico che sta sulla mia moto di scendere dalla moto. E a questo punto, sbada bam, raga, avremo cambiato la targa della nostra Issy. Avremo la Issy da 3 milioni e 8 e sarà anche bella pulita. Non ci resterà altro che sbatterla dentro il nostro COM e avremo salvato la nostra duplicazione, la nostra Issy. Quindi, se volete continuare a duplicare, non vi resta altro che risalire, ragazzi, sulla Issy, uscire dal vostro COM, portare la Issy al vostro amico, a questo punto allontanarvi, chiamare il Faggio, ragazzi, da Motorcycle Club, a questo punto rientrare dentro l'arena. Una volta che siete dentro l'arena, prendere la Issy, fare una modifica nel piano officina, uscire direttamente fuori con la Issy. Una volta fuori con la Issy, richiedere il vostro veicolo da sacrificare. Quando avete richiesto il veicolo da sacrificare, sbatterlo dentro il COM, ragazzi, e avremo duplicato anche la seconda in 20-30 secondi, ragazzi. Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete, attivate la campanellina e buon Natale a tutti. Bella, ragazzi.